È una nuova serata con Donne Glamour, grazie di aver scelto la nostra TV. Io sono Paolo Amato, qui in dirittura di arrivo per partire con una nuova puntata, nuovi giurati, nuove ragazze. Intanto vediamo la prima, si chiama Jessica Cozza. È di scena la bellezza a Donne Glamour. Diamo il benvenuto a Jessica Cozza. Vive in Brianza ed è fotomodella, ora è single. La sua giornata tipo è fatta di lavoro, palestra, cena con i suoi amici. Nel tempo libero le piace provare di tutto, come dei corsi di cucina, viaggiare, degustazioni, mostre, sagre. È una ragazza decisamente sportiva. Preferisce indossare delle scarpe basse, una gonna e senza trucco. È una ragazza vitale e libera. Il suo pomeriggio speciale è con le amiche, un aperitivo, dichiara tutta la vita. Non ha particolari ricordi dei suoi ex, anzi, ci dice quali? Tra 20 anni si vede una donna affermata. Vivi e lascia vivere, è la sua citazione preferita. E questa era la scheda di Jessica Cozza, che tra poco andremo a conoscere meglio. Ruberemo qualche parola a lei per appunto fare una conoscenza più approfondita. Intanto in collegamento i nostri giurati di questa sera, alla quale do il benvenuto e grazie di aver partecipato. Abbiamo in collegamento Serena Severini. Benvenuta Serena. Ciao Paolo, ben trovato. Insieme a Serena, che è un'attrice, poi ci faremo dire di più da lei, abbiamo Hisham Mualem, che è un chirurgo plastico. Buonasera dottore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei. Intanto abbiamo anche una make-up artist e tant'altro, ce ne parlerà lei tra poco, Clara Cittadini. Benvenuta Clara, buona serata. Buonasera. Allora, buonasera, io prima di conoscere meglio la nostra ragazza, due parole, 30 secondi a testa, ve li chiedo, partendo da Serena Severini che ci racconta un po' di se stessa. Allora Paolo, nasco con uno studio scientifico, infatti la mia professione in realtà da anni gestisco un ambulatorio di fisioterapia, ma la passione sin da ragazzina è sempre stata quella di essere attrice, per cui ho intrapreso questo cammino che è quello che accende il fuoco dentro. Senti, cosa stai facendo adesso proprio qui nell'immediato? Diversi film, cortometraggi, lungometraggi e tanti spot pubblicitari. Bene, insieme a te c'è il dottor Hisham Mualem, chirurgo plastico, che ha voglia di parlare di se stesso, di parlarsi anche della sua attività. Allora, io faccio, diciamo, il chirurgo plastico per professione e per passione, quindi adoro rendere poi le persone felici, cerco di dare il massimo di tutto. E quindi la bellezza sicuramente è un connubio che oggi è molto importante, però per sempre avendo un concetto di essere belli ma naturali, quindi senza trasformare o senza, diciamo, cambiare le persone in modo assolutamente esagerato. E faccio chirurgo plastico, lavoro in diverse parti d'Italia, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Milano, eccetera, eccetera. Larga esperienza su tante cose nuove, tante tecniche nuove, per il viso, per il corpo, per altre cose, quindi parametro bellezza sicuramente molto importante. Davvero interessante, poi in seguito approfondiremo ancora di più. Un'altra persona gradita che anche lei contribuisce a rendere belle le altre persone è Clara Cittadini. Clara, parlaci di te. Buonasera, sono Clara Cittadini, io sono una makeup artist, come Paolo vi ha detto, da più di 20 anni e da quasi 10 faccio formazione, quindi insegno questa passione e queste tecniche del make-up nella mia accademia, la Key Art, Accademia per truccatori. 20 anni di professione, quindi che dirvi, ho lavorato più sia per il cinema, il teatro, ho lavorato al Teatro dell'Opera di Roma, su vari set cinematografici e fotografici, e ancora adesso lavoriamo per parecchie produzioni sia televisive che cinematografiche e diamo un service per spot televisivi, per shooting e diamo, ecco, sia servizio di trucco per abbellire e sia per effetti speciali e per abbruttire, diciamo, per tutto ciò che è il cinema. Ok, questo serviva non solo a me e agli amici da casa, ma anche la nostra Jessica Cozza, che è la prima concorrente. Buona serata, Jessica.
tutti? Tutto bene? Buonasera Jessica, noi bene, te benissimo immagino. Ma raccontami perché hai scelto di partecipare a questo contest. Per avere qualcosa di nuovo, alla fine le novità mi stuzzicano sempre e dato che comunque faccio un sacco di diversi lavori comunque nella moda, ho pensato che partecipare a questa opportunità poteva darmi un po' di visibilità in più e un pizzico di divertimento. Ok, ok, io ti farò qualche domandina, magari tra virgolette anche scomoda, spero di no per te, proprio per conoscerti un po' meglio. Ti definisci sexy o attraente come donna? Oddio, è un po' la stessa cosa, tra virgolette, forse più attraente. Più attraente, bene, bene. Potresti raccontarmi se ricordi il tuo primo bacio? Sì, certo, è stato orribile. E, mi ricordo che praticamente mi sono baciata con questo ragazzo che lo volevano baciare tutte, lui si baciava naturalmente tutti, cioè tutte, furbacchione, e praticamente lui baciava come se era una lavatrice con questa lingua in questa maniera, fino a che io gli dissi di smetterla perché mi stava dando alquanto fastidio. Ho capito, ho capito. Divertente anche questa cosa. Senti, dimmi qual è subito la parte del tuo corpo che ti piace di più. Gli occhi. Gli occhi ti piace. E sei, sì, visto che abbiamo un chirurgo plastico in studio, sei favorevole alla chirurgia plastica? Certo, assolutamente. Il seno rifatto. Sì. E, vabbè, le labbra, un pochino di filler, botox, quindi sì, sono pro, super pro. Senti, ho un desiderio mio specifico, ti puoi alzare un attimo? Voglio vederti nella tua bellezza. Sì, certo, vediamo se faccio cadere tutto. Così io mi faccio anche la mia personale idea, visto che essendo anch'io un giurato, ho il mio voto che è molto importante. Grazie, grazie mille Jessica. Sì, perfetto, perfetto. Allora, io vorrei sapere da te se sei favorevole alla monogamia. Allora, io penso che essere monogamo in questo momento della vita, del mondo, è praticamente impossibile. Cioè, non si può stare per sempre con la stessa persona. Ed è molto difficile stare anche nello stesso momento con una sola persona. Ho capito, quindi in sintesi sei una ragazza che diciamo un tradimento lo perdonerebbe? Occhio non vede, cuore non duole più che altro, perché una volta che lo so poi me la leggo al dito. Ah, quindi sei vendicativa, eh? Abbastanza. Abbastanza. Senti, di un uomo, la parte fisica che ti piace di più, che più ti colpisce, qual è? I denti. I denti, eh? Come devono essere? Bianchi, belli, diritti? Bianchi e dritti. Ok, ok, ok. Ci sta molto. Invece, usciresti con un uomo molto più grande di te? Beh, oddio, molto, molto no, ma già una quindicina d'anni, sì. Oh, ci sta bene, non ti poni dei limiti. Cosa saresti disposta a fare se io ti offrissi, così per dire, 1 milione di euro? Andrei in vacanza subito. Sì, ma io ti offro 1 milione di euro e in cambio ti posso chiedere tutto. Mi dici sì o no? Bisognerebbe parlarne telefonicamente. Quindi mi piace che lasci una porta aperta, per così dire. Beh, 1 milione di euro sono abbastanza. Questa domanda, diciamo che in questa maniera risponderebbero, penso, il 90% delle persone. Quindi, come uomini dire, e donne. Come dire, per te tutto ha un prezzo, mi sbaglio? Sì, sì. Assolutamente sincera, ti sento e mi piace questa tua caratteristica. Qual è il tuo segno zodiacale? Scorpione. Scorpione, ci credi nello zodiaco in genere o no? Diciamo che tante cose sono veritiere, poi il carattere te lo crei tu comunque, però sì, i segni, diciamo appunto lo scorpione, quando trovo altri segni che sono dello scorpione, sono abbastanza simili al mio modo di pensare,
di agire. Ok Jessica, abbiamo parlato, tirato fuori l'argomento dei soldi, mi hai fatto capire che su 1 milione di euro si può ragionare. Adesso ti dico, sì. Sono un impresario, non ti offro soldi, sì. Ti offro sì. Un lavoro che ti piace tanto, vale anche qui questa regola? Certo, assolutamente, comunque il lavoro è una passione. E comunque tu la mattina ti svegli, se vai a fare un lavoro che ti piace, sicuramente è un lavoro, cioè è una cosa che passi più piacevolmente durante la giornata che fare un lavoro che magari ti porta più soldi ma non ti fa passare la giornata. E se avessi un uomo geloso che un po' ti tarpa le ali, nel senso che non vuole molte storie? No, perché io non sono fatta per questo tipo di uomini, quindi sto da sola piuttosto. Senti, sei sola adesso? Sì, sono sola adesso. E come mai è finita l'ultima tua relazione? Se posso, eh? Perché io sono abbastanza importante. Pretendo tanto e più che altro, do anche tanto, però è difficile stare vicino comunque a me, dato che tanta gente ogni giorno mi scrive, mi sta un po' addosso. Bisogna tenere un po' il colpo e si vede che questa persona non riusciva a farlo, ecco. Senti, pensi sia facile stare con te? Non penso sia facile, però penso che sia molto interessante. Penso che io vorrei incontrare una persona, diciamo, simile a me, perché le cose basiche, quelle che prendi e metti, diciamo, lì tipo vaso, a me annoiano. Quindi alla fine penso di avere un bel carattere. Ti sento una donna determinata, decisa, che non dà molto spazio a quelle che non sono le sue idee. No, vabbè, le ascolto, però continuo con la mia. Oh, ho capito. Senti, usciamo la prima volta insieme. Sì. Accetti la mia uscita. Ti porto in pizzeria, magari che in un ristorante di lusso. Va bene uguale? Sì, certo, va bene uguale, l'importante è essere gentili comunque. Ho capito. E ci sta che io la prima sera, io come un altro, ci provo subito? Beh, oddio, sì, a meno che non fai il maiale, però provarci ci sta, se no mi fai capire che non ti interessa. Senti, dammi una definizione di questo uomo maiale, come deve essere? Lo so, quello che è un po' viscido, che alla fine parla solo esclusivamente di portarti a letto, così sei inappropriato. Tanto se mi hai invitato fuori a cena, se non è questa sera, è un'altra. Alla fine tutte e due vogliamo arrivare al dunque, ma essere così spudorati ti fa passare da persona... Io ho sempre avuto una mia idea personale. Ho sempre avuto, Jessica, una mia idea personale. Sì. Voglio sapere se me l'appoggi. Nel momento in cui una donna decide di uscire a cena con me, per me è fatta. E non mi sono mai sbagliato, è vero o no? Non lo so, non ti conosco. No, ma in genere, quando decidi di uscire con un uomo, presumi già dove può finire la cosa oppure no? Diciamo che il 99% sì, poi magari se quando l'uscita inizia a essere scomoda e ti sta un po' sulle balle, diciamo, la persona che hai davanti, allora a quel punto prendi e vai a casa, però succede raramente. Senti, indubbiamente sei molto sexy, lo vedo dal tuo abbigliamento. È studiato per far colpo sui nostri ascoltatori oppure no? Allora, io mi vesto sempre sexy, almeno che la mattina che non capisco niente mi vesto con la tuta. Però usualmente sono sempre vestita sexy, ma certo assolutamente anche per i nostri giurati. Grazie, grazie. Questa cosa ti rende onore, per così dire. Visto che parliamo di abbigliamento, consiglieresti alle amiche a casa un abbigliamento intimo perfetto per far colpo? Parliamo di intimo, eh? Beh, sicuramente il pizzo che va sempre di moda, almeno a me piace molto. E poi adesso vanno tanto anche quei bellissimi body sgambati o magari una bella, come si dice, vestagliettina corta o di quelle lunghe fino ai piedi. Dipende un po' dal fisico, perché ogni fisico deve adattarsi in base a quello che le sta bene. Per esempio io l'autoreggente non la porto perché non mi piace, dato che io alleno tanto le gambe, se no mi si strizzano e sembro tipo un arrosto, quindi non le metto. Oh,
Ho capito, sei simpaticissima. Intanto ricordo agli amici che ci guardano da casa che se intendete votare per Jessica Cozza, niente di più semplice, vi basterà recarvi sul sito donneglamour.tv o sulla pagina Instagram di Donne Glamour. Se dovessi vincere tu questo concorso, che ha un montepremi favoloso, cosa faresti con quella cifra? Innanzitutto non so di che cifra parliamo. E secondo, in ogni caso, allora, io ho delle passioni e quindi la mia passione principale è il viaggio e quindi sicuramente quello sarà in pole position. Poi appunto dipende, sì, penso questo. Noi siamo qua, siamo quasi in conclusione, mi resta da sentire il parere dei nostri giurati, partendo da Clara Cittadini che ci racconta cosa ha visto di te. Ma Jessica, intanto complimenti per l'intraprendenza, anche nel raccontarti nella libertà, come diceva anche Paolo, no? Di essere molto sincera, quindi complimenti. Cosa posso dirti? Come Scorpione, ecco, ti vedo molto ferma in alcuni punti di te stessa, e ecco, ti auguro in bocca al lupo per farcela, ecco, su tutte le altre. Ok, grazie a Clara Cittadini. Passo il parere, il microfono al dottor Hisham Muallem. Che cosa le ha detto la nostra amica Jessica per il poco che l'ha vista? Vabbè, intanto complimenti per la ragazza, sicuramente una bellissima ragazza. E ha detto una cosa positiva, che sicuramente è pro per la chirurgia estetica, il quale naturalmente capisco tra le righe, come si dice, questo percorso. Quindi delle volte magari uno può non avere, non so, o se lo piccolo, quindi anche se lo faccio non c'è niente di male, perché delle volte la gente giudica molto facilmente, no? Dei problematiche che uno può avere, quindi aiuta sicuramente a stare meglio, stiamo meglio con noi stessi come primo passo, poi dopo naturalmente ci sentiamo, acquisisco più fiducia, mi sento più sexy, più carina, più bella, non che Jessica abbia bisogno, però è una bella ragazza, quindi sicuramente da scoprire, insomma. Poi donna Scorpione non è semplice, quindi assolutamente no. Faccio i complimenti, sa quello che lei cerca sicuramente, quindi già avere un po' delle idee chiare al di fuori del giudizio personale, quindi parlo in generale naturalmente, questo sicuramente aiuta nella vita, insomma. Grazie al dottor Muallem, e sento anche Serena Severini che è proprio lì accanto. Allora, si è presentata in maniera molto, molto sincera, quindi magari anche molte cose che a volte non si vogliono dire, invece lei con tanta spontaneità e naturalezza le ha dette, quindi è sicuramente molto così, libera nel viversi e nel raccontarsi. Bel carattere, bella intraprendente, bella in tutti i sensi Jessica Cozza, andate a votarla su Donne Glamour TV. Senti Jessica, io ti chiedo per me però, anche perché io sono anch'io un giudice con un punteggio molto rilevante, ti chiedo di improvvisare un saluto per me e per il nostro pubblico, ma deve accadere qualcosa, cioè nel senso, quando chiudiamo la comunicazione io mi dovrò ancora ricordare di questo saluto. Fai te, vediamo quanto sei brava in questo. Cile, non me l'aspettavo. Beh, qui è il bello, eh. Infatti. È qui il bello. Poi ci casco. Voglio vedere cosa sai improvvisare per me. Ok, allora mi non posso improvvisare grandi cose dato che sono qua seduta in questa cucina, però vabbè, ti posso mandare sicuramente un bacione gigante, sì. E chiedere appunto se ti sono piaciuta e nel caso di sì di votarmi anche te. Ok, grazie a te. Donne Glamour torna tra un attimo, state qua su Vera TV. Con
Vera TV, vinci veramente! Invia i codici alfanumerici con sfondo rosso che compariranno ogni giorno in sovraimpressione durante le trasmissioni di Vera TV. Potrai vincere una Fiat 500 ibrida. Partecipare è facile. Entro 30 secondi dalla comparsa del codice, spediscilo al numero 349 36 62 246 o via SMS o WhatsApp. Più codici invii, più probabilità hai di vincere la Fiat 500 Hybrid. Gioca anche tu con Vera TV e vinci veramente! Regolamento sul sito veratv.it. Eccoci qua, nuovamente tornati in studio per Donne Glamour, la seconda parte, una nuova ragazza, la vediamo immediatamente, si chiama Giulia Di Bastiano, eccola. Siamo pronti a presentare una nuova donna glamour. Accendiamo le nostre luci per Giulia Di Bastiano. Lei è di Pescara ed ha un negozio di abbigliamento. Attualmente è single. La sua giornata tipo è così: colazione, lavoro, poi pausa, pranzo e un po' di palestra. Nel tempo libero, a seconda delle stagioni, mare o montagna con delle belle passeggiate, poi shopping e svago con gli amici. È una ragazza molto sportiva. Il suo look preferito è in tuta, scarpe basse e senza trucco. È una donna autentica anche se lunatica. Il suo pomeriggio speciale è senza dubbio davanti ad un drink in amicizia. I suoi ex la ricordano un po' cattivella, ma è tutta apparenza, non lo è per davvero. Tra 20 anni si immagina mamma di due belle bambine. Per lei vale e ricorda la citazione «Comunque vada, sarà un successo». Ok, ok, questa è la fantastica scheda di Giulia Di Bastiano. Io rinnovo la buona serata ai nostri ospiti di questa sera, partendo dal chirurgo plastico, il dottor Hisham Muallem. Buonasera. Buonasera. Con lui c'è l'attrice Serena Severini. Buonasera, Serena. Ciao. Abbiamo anche una make-up artist molto esperta, brava, simpatica, si chiama Clara Cittadini. Buonasera. Ok, buonasera, Giulia, questi sono i tuoi giurati assieme a me e siamo noi che stabiliremo un punteggio per te, ma lo faranno anche i tuoi follower sui vari social. Innanzitutto, benvenuta Giulia, raccontami perché hai scelto di partecipare a Donne Glamour. Allora, intanto buonasera a tutti quanti, sono Giulia Di Bastiano e ho scelto di partecipare veramente per consiglio, me l'ha consigliato un mio amico. Ah, mi ha mandato il link per partecipare, sì. Ma sei nuova a questo tipo di concorsi oppure sei un'esperta? No, diciamo che sono nuova, dai, quando ero un po' più giovane ero più esperta. Che fai di bello nella vita? E io ho un negozio di abbigliamento a Pescara, in Abruzzo. Bello, bello, bello. Ma ti senti una bella donna? Abbastanza. Abbastanza. Questa consapevolezza deriva da, che ne so, tanti spasimanti o proprio da te stessa esce? No, no, dagli spasimanti, quelli no. È stata sempre una sicurezza che ho avuto io. Senti, ma con gli uomini in genere, qual è la prima cosa che guardi in un uomo per piacerti? Il carattere. Vabbè, ma se non lo conosci, così, ad occhio. Non sei una il che... Il sorriso. Il sorriso, se no non ti fidi delle apparenze, dici, eh? Assolutamente no. Senti, l'apparenza inganna quasi sempre. Ecco, da queste tue parole ti dico che secondo me emerge una cosa. Sei stata fregata in passato? Diciamo di sì. È ancora scotta un pochino, vero? No, adesso no. Ormai sono 5 anni che sono single, quindi sto benissimo. 5 anni che sono single e sto benissimo. Questa frase dei single, quando dicono sto benissimo, tu ci credi fino in fondo? Io ad oggi sto bene con me stessa, sicuramente se arriva una persona ben venga, però per adesso sto bene così. Ho capito, ho capito. Beh, capita nella vita di prendere delle cantonate, è successo un pochino a tutti. Faccio qualche domanda per scoprire tanti lati di te, dal più nascosto a quello meno. Intanto ti chiedo di non offenderti perché ovviamente questo è un gioco e partecipiamo così sorridendo. Vengo subito a chiederti. Entreresti in un sexy shop? Sì. Ti sento tanto sicura, vuol dire che già ci sei entrata? Ci siamo entrati. Fatto acquisti?
Fatto acquisti, chiedo. No, per curiosità. Ci siamo entrati, ebbene, quindi mi fa capire, sei andata con un uomo? Con un'amica. Con un'amica, ah. Bene, bene. Che esperienza è stata? Da ripetere magari? Vabbè, io non ci trovo, diciamo, nulla di male. Non sono ipocrita e moralista, quindi di conseguenza non trovo niente di male in questo. Bello, bello. Ti chiedo allora, che cosa avete scelto, già che me lo dici? No, non abbiamo fatto acquisti, siamo andati a vedere per curiosità. Ah, sei andata a vedere per curiosità, ti è qualcosa di particolare ti ha lasciato così un'idea? Il magari bambolotto gonfiabile. Divertente questa cosa, divertente. Senti, voglio chiederti se nella tua vita ci potrebbero essere spazio per avventure con una donna magari? No. Ci hai pensato un po'? Mi piace vedere la bella donna. Amo guardare le belle donne. Poi avendo un negozio di abbigliamento puoi immaginare. Certo. Amo vestirle, però non sono mai stata attratta, diciamo, in quel senso. Percento eterosessuale. Sì, sì. Ho capito. Anche se un attimo io ti ho sentito dubbiosa e sai, quel dubbio, io sono un po' cattivello, mi ha lasciato pensare. No, no, assolutamente. Senti, voglio... Lo direi senza problemi. Ok, ok. Voglio chiederti una cosa particolare. Se organizzi per qualcuno una cena afrodisiaca, che piatti vai a preparare? Vado direttamente sul gin tonic. Ah, tu sei brava in cucina, dimmi un po'. Non amo cucinare. Non ami cucinare, ho capito, ho capito. Però ami essere portata a cena magari. Sì, amo anche mangiare, tanto. Sai ballare tu? Improvviso. Perché non ti alzi e mi fai vedere qualcosa? Aspetta, dai, dai. Faccio qui un secondo, devo staccare tutto per... Vabbè, stacca quello che vuoi, l'importante è che io ti veda. Così mi faccio anche una panoramica. Mi senti? Sì che ti sento, mi faccio una panoramica del tuo corpo, anzi ci facciamo una panoramica del tuo corpo. Che io mi non sembra... ti sento più. Vai pure avanti tranquillamente. Vai pure avanti. Io non sento più niente. Vai pure avanti tranquillamente, anche se non mi senti. Vediamo, vediamo. Vediamo la nostra Giulia. Bel completino quello, eh? Adesso quando ritornerà a sentirmi farò qualche domandina per lei. Arriva. Ok. Diamole tempo. Mettiti pure le cuffie, ma tanto se non mi sente è inutile che glielo dica, ecco che lo fai ora. Oh, mi ascolti di nuovo, sì? Ora sì, non sentivo più niente con gli auricolari tolti. Mi ascolti di nuovo, sei molto sexy, sai, carina quella maglia, quel top che hai indossato, che si vede un po' di nudo, notevole devo dire. Grazie. Senti, ma l'abbigliamento che hai questa sera è il solito di tutti i giorni oppure no? No, anche no. Perché mi avete chiamato proprio nel momento in cui stavo facendo le foto per il negozio. Ah, bella questa cosa. Senti, mi consigli... un completino intimo che una donna debba indossare per far colpo la prima volta? Semplice, io vado. Perizomino e reggiseno a colore, semplicissimo. Perizomino e reggiseno, lo stesso perizoma che indossi adesso magari? Anche. Vedi che ci ho beccato, ero sicuro che... L'hai preso. Consigliandolo lo stessi portando anche tu. Vabbè, stavo per chiederti di farmelo vedere, ma vabbè, non, fai finta che non ti ho detto niente e andiamo avanti. Ascolta Giulia, nella vita sentimentale per te c'è spazio al tradimento? Si può perdonare? Si può perdonare? Dipende. Dipende magari da cosa? Sono bambini di mezzo, queste cose quindi così. Quindi se c'è una famiglia... un ripensamento va fatto. Ci può essere, tu sì. Hai mai tradito nella tua vita? Sì. Ti sei pentita? Io immagino, vista la tua risolutezza e le domande che mi hai dato, che hai fatto un occhio per occhio, dente per dente? No.
No. L'hai C'erano tradito altre cose. Allora, l'hai tradito per quale motivo? Eri stufa? No, ma quando ero più giovane, questa non è l'ultima relazione che ho avuto. Okay. Una relazione quando ero un po' più giovane, diciamo. Quando eri un po' più giovane, quindi adesso che sei cresciuta non lo faresti più? Io dico mai dire mai nella vita, tutto può succedere, quindi adesso non lo farei, però ti devi trovare nella situazione. Quindi, ad oggi dico no. Sintetizzando, è più la colpa di Eva o di Adamo? Di tutte e due. Di tutte e due. Tu sei furba perché non mi dai una risposta netta. Allora ti chiedo, si suol dire che l'uomo è più sporcaccione. Secondo te è vero o no? O anche la donna lo è? Ad oggi un po' tutti. Ad oggi un po' tutti. Ma è vero che ci provocate voi donne? Provochiamo, sì. Se vogliamo provocare, provochiamo. Basta uno sguardo per capirsi? Uno sguardo, un sorriso. Allora, se ti chiedo una grande cosa, dai. Uno sguardo provocante, come deve essere? Dai, no, ma che ti devo fare uno sguardo provocante? No, uno sguardo provocante, diciamo uno sguardo per farmi capire. Uno sguardo per farsi capire, aspetta che ti guardo, dove sei? Sono qua non davanti. Ti vedo, ecco. Eccoti. Uno sguardo per farmi capire che posso spingermi oltre. Vai. Notevole, notevole davvero. Senti, ti è mai capitato di innamorarti o di prendere una cottarella per qualche uomo di qualche tua amica? No. No, perché mai. È una tua amica e quindi non si toccano gli uomini delle amiche, oppure? Assolutamente non si toccano, rispetto alla prima cosa, per le amiche. Ho capito. Anche quando magari, non so, lui si lascia con lei, è considerato ancora assolutamente, tabù? Non si può toccare. Neanche dopo. Ah, ci picchi. Zona off limits, non si tocca. Sanissimi principi. Sei una donna sportiva? Abbastanza. Abbastanza. Che cosa fai? Palestra, che cosa fai? Ah, per tanti anni ho fatto ginnastica artistica, poi come sono diventata un po' più grande, palestra. Se la quella classica, sì. Qual è la parte del tuo corpo che più ti piace? Gli occhi e il seno. Gli occhi e il seno. Puoi alzare un pochino che io possa vedere, sono un giudice. Voglio vedere, appunto, ecco, oh, gli occhi e il seno, un seno grande quello, vero? Che misura è? No, una terza. Una terza, eh? Ho capito. Fai topless d'estate? Solo a Ibiza. Solo a Ibiza. Ti è piaciuta Ibiza? Divertente? Sì, abbastanza. Divertente. Sì, amo viaggiare. Ah, perché hai scelto Ibiza come vacanza? Perché è trasgressiva? Ne ho scelte tante, ne ho scelte. Ok, ma Ibiza perché? Perché è trasgressiva? Ma divertimento con le amiche, diciamo che è la giusta isola. Divertimento, la giusta isola. Bene, bene, bene. Ok, amici, ricordo che stiamo parlando, dialogando amabilmente con Giulia Di Bastiano, un'altra concorrente di Donne Glamour. Se intendete votarla, recatevi sul sito donneglamour.tv o diversamente sulla nostra pagina Instagram, quella appunto che si chiama Donne Glamour. Giulia, una cosa di cui ti sei pentita nella tua vita? Di aver lasciato Milano per amore. Di aver lasciato Milano per amore. Ho capito. È tutto irrimediabile? No, guarda, io penso che devo andare così. Ad oggi ho la mia attività, quindi va bene così. Ho capito, capito. Però questa cosa ti è rimasta dentro, ti ha fatto... Ti ha abbastanza, fatto, forse l'unica cosa. Ti ha fatto un po' male. Hai dei figli tu? Vorrai averne in seguito? Certo. Quindi il concetto di famiglia per te è molto solido? Molto, sì. Voglio due femminucce. Ah, ho capito. Se Dio vorrà. È interessante questa cosa. Voglio altresì chiederti, visto che hai un profilo Instagram che io ho visto prima di parlarti, perché vado a documentarmi, poseresti nuda? Completamente nuda, vedo non vedo, sì. Basta non cadere nella volgarità, insomma, sì. E quindi si deve instaurare con il fotografo un certo rapporto di amicizia, diciamo, non con tutti. Sì. Se... No. Cos'è il vedo non vedo? Dimmi un po' per te il vedo non vedo.
vedono, nel senso che comunque la foto può essere anche nuda, ma non deve essere volgare, insomma, quindi deve essere anche bravo il fotografo. Quindi ti senti una donna di classe? Abbastanza, eh? E non c'è nessuna cifra al mondo, parlando di soldi, che potrebbe farti capitolare? Che potrebbe farmi? Capitolare, che nel senso ti faccio un'offerta... Ho capito, mi farò... sì. No. Ci pensi un po' però, eh? Allora, questa è Giulia Di Bastiano, al quale io offro per una sera, ipoteticamente, 200.000 euro. Ti dico, Giulia, questa sera la passi con me completamente ai miei bisogni e voleri. Accetti? La verità? Io accetto. Oh, bello, mi piace questa cosa. Sento i nostri giurati. Serena Severini, questa è Giulia. Cosa te ne pare? E se hai domande, ponile pure. Ma sì, una domanda che farei, visto l'attività del negozio di abbigliamento. Qual è lo stile che più ami, nel vestire o nel vestire le tue clienti? Guarda, io quando arrivano le mie clienti in negozio, diciamo che per fortuna riesco a instaurare subito un rapporto di confidenza. Quindi un po' le squadre, ormai le ho iniziato a studiare le clienti. E sicuramente amo vestirle con dei vestitini, dei tacchi, amo farle sentire belle. Io quando la donna entra qua dentro la faccio sentire bella. Ok, io ho una domanda, visto che abbiamo un chirurgo plastico, per il dottor Hisham Moallem, che ha visto la nostra amica Giulia. Dottore, in verità c'è qualcosa secondo lei che dovrebbe essere ritoccato in Giulia? Ma adesso questa è una domanda un po', diciamo così, allora, discorso è questo. Io direi prima di tutto, sì, io osservo le donne delle volte dal punto di vista un po', essendo un chirurgo plastico, quindi uno guarda qui farei quello, qui farei quello, qui farei quello. E vedo un bel viso, comunque ben armonioso tra parte lo zigomo, l'occhio o altro. Non farei nulla, diciamo, sul viso adesso, ripeto, per quello che vedo io, diciamo. E delle volte magari può capitare, come per dire, che lei viene da me, a un certo punto mi dice: guarda, non mi piace questa parte o non mi piace questa parte. Quindi uno deve valutare un po' dove si può fare, anche se è un piccolo tocco, è come se fosse, per dire, il make-up artist che deve sapere, che sa dove andare a fare quella toccatina giusta di poco, correzione minima, però cambia completamente il viso. Quindi il lavoro mio, io sto parlando, diciamo, delle piccole cose, perché non sto parlando degli interventi importanti, però vedo un viso abbastanza armonioso, quindi sicuramente ha ben poco da fare, magari, a meno che lei non mi chiede, magari, ecco, se lei venisse da me, mi dice, per quello che vedo dalla foto, dall'immagine, vorrei aumentare le labbra, allora io direi: no, guarda, io magari ti consiglio di no, perché magari vedo che diventerebbero troppo sproporzionate al viso, magari ti potrebbe dare un aspetto più eccessivo, magari che può dare un'immagine diversa per quello che sei veramente, e così via. Quindi è tutto un gioco che deve essere, come lei veste, diciamo, le sue donne, io, diciamo così, tratto le mie per renderle più belle, più carine, fiduciose, però in modo naturale. La bellezza deve essere naturale, non deve essere esagerata. Ok, Giulia, hai visto che ti ho, per così dire, regalato un consulto medico che hai superato a pieni voti, per dire. Sento il parere della make-up artist Clara Cittadini su Giulia, appunto. Ciao Giulia. Ciao. Hai messo l'extension per le ciglia? Cioè sì. La laminazione? Okay. L'extension. Ok. Ti piace truccarti? No. Ok, l'hai messo per quello? Sì, perché non mi trucco. Per evitare il mascara, diciamo. Il sapone. Perché sembra che sono sempre truccata con queste ciglia. Però sembra, si vede che sono finte. Quindi se mi posso permettere, prossima volta un pochino più delicate. Ok. Non perché sei molto bella, e quindi io sono della stessa opinione del chirurgo, nel senso che no, la naturalezza è sempre una cosa gradita. Sei comunque molto, diciamo, graziosa anche con meno ciglia.
Io ti volevo fare una domanda, se posso. Usciresti mai con un uomo che ti chiede, ti dice come devi vestirti? Come mai. Devi? No, perché magari per 200.000 euro, però ecco, capire se... Mai, rifiuto l'invito proprio a priori. Subito. Grazie Giulia. Grazie a te. Ok, abbiamo sentito il parere, per così dire, dei nostri giurati su donneglamour.tv. Potete votare Giulia Di Bastiano. Noi siamo arrivati in conclusione. Giulia, ti ringrazio di aver partecipato con tanta simpatia al nostro concorso e ti auguro di andare avanti nel contest di Donne Glamour. Ah, tra parentesi Giulia, io 200.000 euro non ce l'ho, comunque. A posto. Ok, grazie a tutti, buonanotte e a domani sera, rimanete su Vera TV. Una nuova fase eliminatoria di Donne Glamour. In gara c'erano Petit Chéri e Eleonora Corsini. Il punteggio personale dei giurati e il mio è a favore di Petit Chéri ed è lei che prosegue il suo cammino all'interno di Donne Glamour. Buonanotte.